preso uno, la prima porzione di cibo. Andiamo a prendere qualcos'altro ancora. Ciao a tutti, sono Rui. Stasera vi porto a fare un giro dal street food cinese. Qua dietro di me vedete che ci sono già delle bancarelle che stanno iniziando a lavorare, che preparano diversi cibi per stasera. E dall'altra parte, di là, che è la meta di noi stasera, dove che stiamo andando, è il street food più famoso di questa città, quindi stasera vi porto a esplorare cosa c'è di là da mangiare. Andiamo! Abbiamo usato queste biciclette che possono essere prese a noleggio e sono comodissime. Noi abbiamo pagato, mi pare, 19,90 al mese yuan e possiamo usufruire gratuitamente per tutto questo mese praticamente. Tutto questo edificio che state vedendo dentro praticamente è una città dove propongono solo street food. Ora entriamo da qui. Andiamo. Wow, è bellissimo qua dentro! Praticamente ogni stand offre un tipo di cibo diverso o, diciamo, dei negozi particolari. Ad esempio questo è un negozio dove si vende solo delle perle, visto che siamo qua comunque una città vicino al mare. Voglio andare a cercare qualcosa di buono da mangiare. Qua ci sono i tavoli da sedere. Una volta presi il cibo si può sedere qua e consumare direttamente in loco. Sono le cose che ti riportano all'indietro nel tempo. Un negozio che imita Cina negli anni 90. Cioè, negli anni 90 un negozio è praticamente così. Cioè, queste... Credo che i bambini di adesso non sanno più neanche che cosa sono questi. Un negozio dove ti possono fare delle trecce. Oh, lì c'è il bagno pubblico, guarda, persino il bagno sembra molto sistemato, molto bene. Andiamo. È da un po' che giriamo, non abbiamo ancora trovato nessun cibo. I disegni fatti con le caramelle. Oh. 你想吃吗?
Queste sono praticamente realizzate artigianalmente con le caramelle, con lo zucchero. Qua è per fare milk tea e ti dispone anche qua fuori il tè, le foglie di tè che usano. Il tofu puzzolente, 15 yuan. Ciao tofu, grazie. Vuoi un bagno? Vuoi, ma non troppo. Ma 辣椒都吃吧。好，谢谢。<笑> Almeno preso uno, la prima porzione di cibo. Andiamo a prendere qualcos'altro ancora. 我想买俩串儿就好了。 Un negozio dei spiedini fritti dove ci sono anche degli insetti fritti. Mi piace, ma questa invece è una specialità del pancake con delle ostriche, una specialità dalle parti di Chaoshan, che è un'altra città vicino al mare. Non l'ho mai provato, proviamo. Siamo seduti, abbiamo preso un sacco di cose, ma c'è veramente talmente tanta gente che non riesco neanche a prendere tutto quello che desidero mangiare. Vabbè, intanto proviamo quello che abbiamo preso. Tieni. Oh! Questa è la piada con l'ostrica. Ho già sentito parlare tantissime volte di questo, ma mai mangiato. Probabilmente adesso ho tantissima fame, quindi questo è il primo boccone che ho assaggiato, quindi credo che sia normale che lo trovo buono.
Com'è? Ecco, già per lui è così così. Oh, madonna. Il tofu puzzolente di Changsha è una specialità di un'altra città. Quando sono passata lì dallo stand si sente tantissimo odore, ma adesso con una porzione piccola non si sente più così tanto in realtà. Mi senti già? Come na wo fan ho de zhei kuai. Il tofu è fermentato, quindi è diventato tutto nero. Sopra ci sono dei fagiolini fermentati e una specie di carota, il daikon fermentato. Yongyuan ci sono dopo. Questo spedino è il cibo preferito di mio marito, ma io non riesco veramente ad accettare. Sono praticamente le reni di agnello. Adesso sono le 7.57, è già diventato buio, ma c'è veramente tantissima gente in giro. Ah, 我买的羊肉串，我只买了两串，一人一个。 Questo spedino è già più normale, lo spedino di agnello. Forse è troppo olio, sembra quasi veramente fritto. Non pensavo di trovare comunque così tanta gente. Ci sono certi, davanti a certi stand stanno facendo della fila, che secondo me c'è da aspettare anche mezz'ora, quindi quelli per stasera lo salto. Sta passando un treno che qua c'è il binario vicino. Pensavo che sta arrivando il temporale. Questi invece sono spiedini di polpo. È quasi acquoso. Il sapore è buono perché hanno messo un sacco di spezie, ma il polpo in sé non è così, non sembra così fresco, ecco, sembra quasi un po' acquoso. L'ho sentito parlare questo bibite. Ah, questo che assomiglia un po' a Coca-Cola ha poi anche un gusto all'arancione che sembra Fanta. I genitori non si fa bene, perché costa troppo poco. Troppo poco? Ho pagato 9 yuan per queste due. E questa costava 5 mao, lì 50 centesimi. Kuokui è una specie di piadina molto 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 secca, essiccata. Prendo da 3, ti regalava uno, quindi in totale ne ho presi 4, quindi altri 3 me lo porto a casa. È enorme comunque, però è molto molto sottile. Croccantissimo, però pochissimo ripieno. Questo provato, ma penso di non riacquisterò mai più. Assaggiato, ma non è cibo che mi piace più di tanto. Questi li porto a casa, li mangio domani come colazione anche. Andiamo! Praticamente sono tutte ostriche alla griglia, tienta, papà.
proviamo? Arrivederò. Non abbiamo resistito, abbiamo preso anche le ostriche. Andiamo a cercare un posto dove mangiare. Ciao. Ostriche bollente. Hao tang, tebe tang. Le ke dou hen tang. Ganan zhe ge shi dang zhu shi chi de. Ci sono un sacco di vermicelli. Beh, almeno sono ostriche fresche perché faccio fatica a toglierlo dal guscio. Non sembrano così buone. A me sembra che non siano così fresche. Che prima ho mangiato anche del guscio, che c'era un pezzo di guscio nell'ostrica che ho mangiato prima. Trovo che i vermicelli di soia sono più buoni dell'ostrica in sé. Sopra hanno messo un sacco di crema di aglio. Sì, sta cominciando a piovere forte, anche noi andiamo via adesso. Per stasera il video è tutto qui, spero che vi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!